Bella a tutti ragazzi, siamo tornati dalle vacanze estive, come al solito dalla taverna dello svapo. Io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a recensire il liquido del Santone dello Svapo. Vai Birillo, esponicelo. Allora, questo è il liquido 7030 AK47, ha fatto due liquidi, MK Ultra e AK47. Sono il tabaccoso, con una punta vanigliata, appena appena leggero. Ora andiamo a fare la prova per tirare un po'... Composizione? Un 70-30, ho già detto. La boccetta da 20 ml, nicotina 0, non siamo arrivati ragazzi, siamo a 0. Allora vai Gabri, l'abbiamo messa su Origen. Origen con la picco. Con la picco squeeze, almeno puoi sfoccare, copiata perfetta, piccolino, c'è una bella resistenzina piccolina, con un drift tipico ho cambiato, ci ho messo bello lungo, che ti viene più il fumo un po' più freddo, invece con il drift tipico mi scaldava troppo, e mi scaldava il fumo, non mi appagava diciamo la vaporizzazione del liquido. Vai Gabri, fai la prova. Proviamo. Ci sembra come si sente un po' di vaniglia, io sento un po' di vaniglia, un po' blando, e poi ti asciuga un botto alla bocca. Sì. Provalo pure, non si capisce tanto bene, cioè almeno io non lo capisco. Si sente la vaniglia un po'? La vaniglia si sente proprio molto, una nota leggera. Sì. Non lo sento tanto, non è potere, vanigliosissimo. E anche il tabacco non è che c'ha... Non c'ha il colpo. Un colpo forte che dici subito tabacco. Devi proprio... È molto cercare, leggero. Molto leggero e asciuga un po'. Ti lascia un po' ruvido. Sì, bravo. Però buono. Da fumare tutto il giorno... Non ti smaga. Allora, cosa, che voto ci dai a questo liquido qui? Gabri? Ci do io. Anch'io un 7. Poi ora dovremo provare quell'altro liquido per tirare anche la somma, dare una votazione per quel liquido lì. Allora, dalla taverna dello Svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un like. Abbiamo anche la pagina su Instagram e su Facebook.